Calignano, dopo questo primo tempo si chiude in pareggio, bella la vostra partita fino a questo momento, magari maggiore concretezza sotto porta avrebbe portato a un risultato più favorevole per voi. Sicuramente, però sono più forti fisicamente, quindi se non possiamo giocare la palla alto dobbiamo giocare la palla per terra, ma la conclusione è che comunque la piglia sempre loro e logicamente non facciamo gioco. Giocando palla alta comunque per in una partita diciamo dove gli avversari sono molto più grandi cioè, fisicamente è molto difficile farla girare. Ci vorrebbe un altro Calignano lì di fronte a te. Diciamo. Salutiamo Mattia allora, ciao e bocca al lupo. Sono qui Gianluca Verna dopo questa bella partita, la prima di ritorno di questa Vomero Cup Summer Edition di Cato Principe. Bella la tua prestazione, ma soprattutto il migliore in campo va per il gol finale. Sì, abbiamo giocato, noi oggi mancavano un sacco di giocatori, c'erano diverse assenze. Quelli che sono venuti hanno dimostrato di avere tanto cuore. C'era qualcuno che tecnicamente di solito non dà il massimo. Oggi abbiamo giocato, abbiamo tutti espresso un discorso. E non ce le ho, vogliono le chiavi. Durante l'intervista chiedono le chiavi. Comunque, oggi non abbiamo fatto, alla fine dei conti, non abbiamo fatto una partita da squadra che ha certe ambizioni, però le capacità ce le abbiamo e le prossime partite cercheremo di esprimere meglio il nostro gioco. Comunque bisogna considerare il fatto comunque delle assenze. Le assenze erano 3-4 assenze. Probabilmente con le 3-4 assenze che sono giocatori che ormai conosciamo, diciamo che non ha certa diciamo, prestanza fisica sì. E diciamo, si fanno sentire in mezzo al campo, le partite diciamo, si mettono in un altro modo per voi. Sì, infatti. In ogni caso, complimenti. Grazie. In bocca al lupo.